Buon pomeriggio a tutti, Alessandro Conti di Connect Food Italia. Prendo quello che dicono i nostri clienti, che dicono è un percorso che va intrapreso su due binari paralleli. Da una parte vi è tutti i dati che vengono raccolti a ogni livello della filiera ed è importante assicurare l'oggettività del dato, come attraverso dei sensori, attraverso degli oggetti interconnessi, attraverso degli RFID, insomma attraverso degli strumenti. Noi lavoriamo con aziende che digitalizzano le aziende agricole, qui lavorano con sensoristiche oppure altri sistemi, e quindi da una parte, primo binario, assicurare un dato oggettivo. Il secondo binario è avere una piattaforma che riesca a centralizzare i differenti dati che vengono dalle diverse fonti di informazione di ogni livello della filiera, strutturarli e renderli fruibili agli operatori di settore affinché questi dati possano essere utilizzati per rispondere ai bisogni data driven di settore. Sicuramente rispetto a 2 anni e mezzo a questa parte c'è più consapevolezza, si sa di più quali sono le proprietà della blockchain e perché deve essere utilizzata, ma sicuramente ancora rimane un nice to have e non un must have, perlomeno da quello che possiamo vedere noi. Vediamo che enti legislativi come la Food and Drug Administration negli Stati Uniti, attraverso il Food Safety Modernization Act, no, il percorso legislativo intrapreso da Obama, sta spingendo verso una tracciabilità end-to-end e menziona questo documento la tecnologia blockchain svariate volte come tecnologia centrale a garanzia di questi rafforzati standard di tracciabilità. Dal nostro versante dell'oceano c'è il Green Deal con il pilastro From Farm to Fork che sta spingendo ancora verso standard di tracciabilità e controllo qualità rafforzati, quindi l'awareness cresce.